25 giorni di ricerche ininterrotte, con la speranza sempre viva, anche se più passava il tempo, più le possibilità diminuivano, di poter trovare ancora segni di vita, lì a 1800 metri in Valle Maielama, dove lo scorso 24 gennaio hanno fatto perdere le loro tracce i 4 alpinisti di Avezzano, Tonino Durante, Gianmauro Frabotta e i 2 fidanzati, Gianmarco Degni e Valeria Mella. Le hanno provate davvero tutte le forze di soccorso, vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, polizia, esercito, protezione civile, coordinati dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino Sezione Abruzzo, anche attraverso tecniche innovative come l'utilizzo di una potente antenna Reco, utilizzata per la prima volta in Abruzzo, e i georadar. Tuttavia la vera svolta ieri, grazie all'alzamento delle temperature che ha provocato lo scioglimento della neve in quota, ma soprattutto grazie a Simba, il cane molecolare che ha individuato nei pressi del colle del Bicchero il primo corpo, quello di Gianmauro Frabotta, poco distanti anche quelli di Tonino Durante, Valeria Mella, ma di Gianmarco Degni nessuna traccia. Stamane, poco dopo le 13, un altro cane molecolare, Efron, detto anche Lucky, cane addestrato dal Corpo di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell'Aquila, a 10 metri di distanza dal punto in cui erano stati trovati gli altri tre, ha individuato la traccia giusta. La localizzazione è avvenuta a pochi metri di distanza dal luogo dove nella giornata di ieri erano stati ritrovati, localizzati e disseppelliti le altre tre persone che erano coinvolte nella valanga. La localizzazione è avvenuta grazie all'interesse che ha mostrato un nostro cane, un cane che fa servizio nella nostra stazione di soccorso alpino all'Aquila, che è stato notato dal suo conduttore che focalizzava il suo interesse in un'area precisa, circa 10 metri dal ritrovamento di ieri. E gli ulteriori approfondimenti che sono stati fatti con la sonda e un rapido scavo, perché è stato un radicale mutamento delle condizioni del tempo dovute all'innalzarsi delle temperature, allo scioglimento della neve sostanzialmente, quindi brevemente è stato proprio localizzato l'ultimo disperso e quindi si è proceduto alle operazioni di scavo per il recupero. E mestamente il campo base di Forme a Massa d'Albe si è svuotato, abbracci commossi tra i soccorritori, eroici, e la consapevolezza che dalla tragedia si è comunque individuato un metodo di collaborazione straordinario tra tutte le forze in campo e che può essere preso da esempio per operazioni future nel ricordo dei 4 alpinisti di Avezzano, amici da una vita e della montagna, innamorati da sempre. Innanzitutto volevo esprimere la solidarietà di tutto il corpo del soccorso alpino abruzzese e nazionale alle famiglie delle persone. E in più volevo ringraziare anche la collettività locale che ha espresso una solidarietà nei nostri confronti che difficilmente accade. E questa dimostrazione che in Abruzzo comunque l'aspetto umano, l'aspetto solidale è un valore che esiste ed è ancora molto importante. Questo tavolo dimostra che in effetti si può lavorare e si deve lavorare tutti assieme, perché l'obiettivo comune nostro di soccorritori è quello sempre di salvare le vite umane quando è possibile, chiaramente.